Io vi dico che la strada da percorrere c'è. Se vogliamo parlare del tonno, abbiamo due criticità, ma sono palesi, non le sto dicendo io. Abbiamo degli operatori subacquei ai quali io quest'anno ho fatto la formazione per loro. Io dicevo, ma com'è possibile? Il tonno viene catturato dalla barca a circuizione, giusto? A bordo c'è un osservatore regionale. Quindi vede il video, appena arriva il video deve essere trasferito, lui lo deve controllare chiuso nella stanza, poi si deve mettere d'accordo con il comandante, il comandante, tutta la storia. La gabbia viene trasferita ad un riporciatore, quindi dalla rete della circuizione alla gabbia, si mette un numero, 100, e questo video con la gabbia viene consegnato a un osservatore nazionale, il quale riceve, verifica, controlla e... mica si può andare a buttare la gamba. C'è la lì. Naviga, arriva alla farm. Alla farm trova un altro ispettore di pesca, fatto salvo tutti i controlli che lui avrà durante la navigazione, perché la navigazione è lunghissima e lenta, perché va andato un nodo, no? Arrivato lì, un ispettore della commissione, un ispettore del Dipartimento della Pesca, insieme all'unità di bandiera, ci va un altro ispettore che va apposta dall'Italia a verificare che tutti i documenti, i controlli, i pesci siano corrispondenti. L'osservatore nazionale si presenta alla farm, la farm prende la gabbia attraverso l'ispettore e viene poi riconsegnata ad un osservatore regionale. Mi scusi, a me pare che forse una, cerco di capire se è una criticità, mi dica cosa ne pensa. E il fatto che comunque alla base di tutto, una volta fatto il filmato è dato all'osservatore regionale che sta a bordo, se non ho capito male, si chiude nella cabina, fa una stima, dopodiché c'è un confronto con il comandante. Però il comandante ha l'ultima parola. Se l'osservatore dice 10 e il comandante dice 100, vale la parola del comandante, ma... siccome la differenza tra 10 e 100 è superiore a una percentuale stabilita che può essere il 10%, automaticamente l'osservatore manda la segnalazione e l'ICAT che manda la commissione, manda l'ICAT, l'ICAT manda in Europa, Europa manda a Roma e Roma deve intervenire per un'ispezione congiunta tra chi? Tra la bandiera del rimorchiatore, tra la gabbia, tra il catturato, poi chi più ne ha più ne meno. E quindi... quella discontinuità, quel disaccordo si deve redimere necessariamente, perché altrimenti la gabbia rimane sequestrata. Quando tu hai stabilito la quota e entrano i 1000 pesci, tu se hai fatto entrare un numero di pesci superiore a quelli stabiliti dalla quota, quelli che rimangono, c'è una disposizione immediata di chiudere la rete, di prendere la gabbia, portarla ad una distanza dalla costa ragionevole, ragguardevole per meglio dire, e vengono rilasciati i pesci wild. Quindi oggi il sistema tonno, tranne queste due criticità che le ho detto, perché prima l'osservatore nazionale manco sui rimorchiatori stava, capito? Quindi veda un po' come mano a mano si è evoluta la situazione. E oggi il tonno non è protetto di più, perché dal punto di vista tonno l'osservatore al massimo dice, allora dovete capire che il rimorchiatore sta qua, poi c'è un cavo di 200 metri e ad una certa distanza ci sta una gabbia che trasporta del pesce. L'osservatore stellare dice, visita ispettiva alle ore 10 di subacquei. Subacquei vanno, scendono, ritornano. Allora, quanti pesci morti? Niente, tutto a posto. Mosso osservatore che deve fare? Quindi c'è solo, come dire, l'osservatore del rimorchiatore a cosa serve? A cosa dovrebbe servire? O a cosa potrebbe servire? Non certo per questo dettaglio che non c'è, ma per esempio se si vuole fare un mega imbroglio e cambiare una gabbia in mezzo al mare, beh, allora se io ci sono lo segnalo. Per quanto riguarda invece i regionali, le incombenze ci sono e come, ma non vengono all'amministrazione, arrivano alla LICAT che le manda alla commissione, che poi le manda al dipartimento e il dipartimento effettua il controllo.